Ciao ragazzi, ciao ragazze. Oggi video tag. Non un video tag a caso, un video tag che avevo già fatto, però non ho ricevuto nessuna visualizzazione, nessun commento e quindi ho detto rifacciamolo adesso che sicuramente, o almeno spero, verrà visto. Questo qui è un video delle 100 domande, video tag 100 domande. Lo faccio per farmi conoscere da voi, visto che l'ho cancellato perché l'altro non aveva nessun commento, nessuna visualizzazione e non voglio video che non hanno commenti, praticamente. Mi piacerebbe avere tutti qualche commento in tutti i miei video, anche se ne ho 100 e passa. Quindi faccio questo video, guardo le domande dal video di La Sbi, bravissima, ciao, grande. È l'unica che ha lasciato le domande sotto questo video, se riesco le metterò anch'io, anche se sono tantissime. Iniziamo subito, spero comunque che commenterete e spero di avere in comune qualcosa con voi. Scusate se non è più il primo video, ma dovrebbe essere il primo video. Vi ho spiegato perché l'ho tolto e mi dispiace che non ho avuto né commenti né visualizzazioni, perché i primi video nessuno li guarda. Vabbè, comunque, incominciamo. Allora, rispondete, commentate, siete tutte taggate se non l'avete ancora fatto, io lo rifaccio perché l'altro non è stato guardato, speriamo questo vi piaccia. Allora, quindi tag 100 domande, sono appunto 100, credo, o comunque tante, iniziamo. Allora, nome Serena, soprannome Sere, Serenina, Serenella, Sere più di tutto, numero di candeline sull'ultima torta di compleanno, 22. Data in cui spegni con le candeline, 28 luglio. Segni particolari. Sono una nanerottola. Sì, forse sì, ma non credo che ci siano altri segni particolari. Luogo di nascita, Piemonte, vicino a Torino. Altezza, sono bassissima, quindi 1,50 m, forse 1,55 m. Colore degli occhi castani, comunque sul marrone. Colore dei capelli castani, uguale, forse lo stesso colore degli occhi. Numero di scarpe, allora dipende. Ho delle scarpe tipo da ginnastica che mi stanno il 38-39, soprattutto più 38 che 39, e degli stivali o comunque le scarpe alte, diciamo, da gran sera, tra virgolette, che mi stanno più 39 che 38, quindi sia da 38 a 39 le scarpe in generale. Poi, occhiali no, ma li dovrei mettere per leggere e per vedere le cose piccole perché sono un po' miope, anche se non l'ho mai detto, mi vergogno un po' di questa cosa, non mi donano gli occhiali. Comunque, mi sono persa. Hai piercing? No, non mi piacciono. Tatuaggi? No, ma vorrei farmene almeno uno, prima o poi. Piccolo. Animali domestici li avevo, adesso vivo in un condominio quindi non li ho, ma mi piacerebbe averli, se potesse averli. Ti piace il tuo lavoro? Non lavoro, sto cercando un lavoro. Se mi prendessero a lavorare io sarei contenta. Ho mandato un sacco di curriculum, nessuno che mi chiama per lavorare. Vabbè, ti sei mai ubriacata da stare male, da vomitare? No, però a 18 anni, 19 sì, una volta sì. Ti sei mai innamorata? Sì, tantissime volte, e lo sono anche adesso. Hai già amato qualcuno al punto di piangere? Sì, tante volte. Hai già mai avuto incidenti in macchina? No, io no, ma ho avuto amici che hanno avuto incidenti, purtroppo. Hai mai avuto incidenti in moto? No, anche se ci sono salita in moto tante volte. Vino rosso, vino bianco, mi piace tanto. Sì, buono, per i matrimoni mi piace berlo, non diversamente. Poi, Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. Sì, anche la Pepsi è buona, ma mi piace di più la Coca-Cola, quella magari senza caffeina, se ci fosse, ma non c'è. Lemon soda o Oran soda, Oran soda. Caffè normale o macchiato, non bevo caffè, ma di solito caffè normale, con tanto zucchero, se io dovessi prenderlo. Caffè zuccherato o amaro, sempre zuccherato, anche se non bevo caffè. Zucchero normale o di canna, mi piacciono tutti e due, ma dico normale. I cubetti di zucchero di canna sono buonissimi, anche da mangiare solo così. Coperta o piumone, tutti e due. Sono una freddolosa, quindi dico tutti e due, se posso dire così. Lasciare o essere lasciati? Sì, in entrambi i casi si soffre, quindi potrei dire essere lasciati, che soffro io e magari soffre anche l'altro, ma non soffro, diciamo, allo stesso modo se lascio io una persona. Soffro comunque in tutti e due i casi. Poi,
Comunque, colore dei calzini in questo momento li ho neri, semplici. Poi, numero favorito, 18, il 15, il 25, eccetera. Anche 19 mi piace. Poi, film preferito, ce ne sono un sacco. Titanic mi piace tantissimo, Mrs. Doubtfire, tutti i film, o comunque quasi tutti i film comici di Massimo Bolli, Christian De Sica, Biagio Izzo, I Fichi d'India, quelli. Citazione, sii sempre te stesso e nessuno sarà mai come te, oppure non cambiare mai per nessuno, oppure sorridi alla vita e la vita ti sorriderà. Poi sto gelando, scusate, ho le maniche lunghe. Poi computer o PlayStation, computer, la PlayStation non mi piace, non ce l'ho. Giorno della settimana il venerdì, perché poi c'è il weekend, sabato e domenica che sono i miei giorni preferiti, soprattutto il venerdì e il sabato sono due giorni che adoro tantissimo perché sono a casa, non faccio pulizie e mi posso divertire. Canzone preferita attuale? Allora, quella di Meghan Trainor, That All About Base, è stupenda, bravissima, bellissimo video. Poi canzone preferita in generale, adoro tutte le canzoni di Ligabue, Renato Zero anche se non è più giovanissimo, è bravo lo stesso. Mi piacciono anche le canzoni diciamo degli anni passati, quindi soprattutto Ligabue. Poi, aspettate che vado giù con le domande, ce ne sono ancora. Programma televisivo preferito in assoluto? Non lo so, mi piace tantissimo Real Time. Malati di pulito mi piace molto guardare, i programmi di cucina, i programmi, i film comici comunque, i telefilm anche guardo molto, quindi non ce n'è un programma preferito in assoluto. Poi, hai mai nuotato nudo? No, no, direi di no, non è mai successo. Cocktail preferito? Mi piacciono quei cocktail che sanno di frutta, di fragola, sì, che non so come si chiamino. E mi piacciono anche, come si chiama, il Sex on the Beach mi piace tanto, con la mia migliore amica, ciao Valerio, che ricordi, con quel cocktail. Comunque, telefilm preferito, How I Met Your Mother. Poi, cartone preferito, tutti quelli della Disney mi piacciono tanto, quelli con Minnie, Paperino, Mickey Mouse, eccetera. Poi, sogno o son desto? Sogno, mi piace sognare sia occhi aperti che occhi chiusi, però sono anche una con i piedi per terra, non sogno solo. Sport praticati, allora, nuoto, danza, ho fatto tennis, vabbè, pallavolo con la scuola, poi ho fatto, cosa ho fatto? Basta direi, sì. Ho fatto anche sci quando ero piccola, ho imparato a sciare, ho provato anche a pattinare da piccola, ma forse non è uno sport, comunque mi piace. E infatti l'altra domanda dice, sport preferito da vedere dal vivo? Pattinaggio, lo sci mi piace tanto, il tennis anche mi piace, però lo guardo più in televisione che dal vivo, e danza mi piace tantissimo da vederla dal vivo e anche in televisione. Quindi ho risposto all'altra domanda, sport preferito da vedere alla TV? Danza, pattinaggio, tennis e sci, tutti gli sport che ho detto prima mi piacciono anche da vedere in televisione. Poi, pasta o pizza? Tutte e due, però nel weekend mi piace mangiare la pizza, in settimana mangio la pasta. Come ti vedi da qui a 10 anni? Magari con uno o due figli con mio marito, sempre con Nino, lo conoscete già, per chi mi segue sa chi è. Con un lavoro stabile e a tempo indeterminato, magari un lavoro che mi piace, sarebbe anche bello, non fare l'operaio tutta la vita. Contenta, felice, in salute, con i miei genitori ancora vivi. E con le persone che mi vogliono bene vicino, tutte in salute, tutte persone appunto a cui voglio bene io e che mi vogliono bene, che stanno bene, quindi quello. Da qui a 10 anni, felice, contenta, tutta in salute, oh che bello, sia io che gli altri, ok, questo. Poi, cosa fai quando ti senti giù? Ascolto la musica, ascolto musica alla discoteca o comunque leggo che mi fa vivere in altri mondi, o mangio roba dolce, tipo cioccolato, Nutella, cose varie, gelati. Quando è estate. Poi, parolaccia che dici più spesso? Vaffanculo. Frase che dici più spesso? Che ansia, che nervoso. Quanti pensieri? Tante cose dico spesso.
Cosa odi? La falsità, la maleducazione, le bugie, il tradimento, le persone che si danno le arie? Tante cose odio, non posso dirle tutte, farò un video magari se vi interessa, ditemelo. Chi non sopporti è, come ho risposto prima, chi dice le bugie, chi tradisce, chi mente, chi è falso e chi fa del male alle persone, secondo me perché ci gode, perché gli piace, non lo so come si fa a essere così. Chi sevizia, un sacco di cose odio, non sopporto, vabbè. Soprattutto le persone false e bugiarde che tradiscono e che si danno le arie, questo non sopporto. Poi, qual è la cosa più bella che esiste? Mio marito, la salute, la felicità e le persone che ci vogliono bene, famiglia o amici vicino a noi. Questo, secondo me, l'amore e l'amicizia, ovviamente, anche quello. Poi, a che ora vai a dormire? In settimana di solito massimo mezzanotte, la mezza proprio per dirle, sì, al massimo a mezzanotte e mezza vado a dormire, all'una certe volte. Visto che non lavoro posso anche far tardi, e nel weekend se sono in giro magari arrivo a casa alle 2, quindi alle 2 e mezza 3 vado a dormire, se no certe volte faccio anche le 4, però stando in casa a guardare i video, non faccio niente di strano. Poi, destrorso o mancino? Ecco, questa non l'ho mai capita. Io uso questa mano qui per scrivere, cos'è? Destra o... sono destra o mancina? Non lo so, uso questa qui per scrivere e per far quasi tutto, con l'altra non sono capace a fare niente, quindi forse sono destra, non lo so. Ditemelo voi, non ho mai capito questa cosa, sono un po' ignorante, scusate. Poi, segno zodiacale sono del leone, di luglio, quindi sono del leone per forza. Vabbè, punto debole, la sensibilità, sono troppo troppo sensibile. Vi ho detto il punto debole, non va bene. Ok, va bene. Il peggior difetto. Sono testarda, permalosa, lunatica, ne ho tantissimi di difetti. Comunque la testardaggine secondo me è un pregio ma anche un difetto. Poi, ricordo più brutto, la morte dei miei nonni, i genitori di mia mamma, e la mancanza più grande che sento nella mia vita e quindi il dolore più brutto che ho potuto vivere, a parte la separazione dei miei. Poi, ricordo più bello il mio matrimonio, il mio 22esimo compleanno, il mio 18esimo compleanno. E il Natale di 3 anni fa con i miei nonni, i genitori di mia mamma. Un bacio a loro che stanno in paradiso. Poi, la migliore qualità, forse la sincerità, che è anche un difetto perché sono troppo sincera. Forse l'educazione, la gentilezza che uso con le persone anche con chi non conosco. Credo questi. Ne ho detti più di uno, scusate. Difetto che ti attribuiscono: testardaggine, l'essere permaloso. Permalosa, voler sempre aver ragione, purtroppo a volte così. Poi, qualità che ti riconoscono: la gentilezza, la sincerità. A volte mi hanno detto che sono anche simpatica, me lo devono dire gli altri cosa sono. Poi, un obiettivo: trovarmi un lavoro assolutamente, trovarmi un lavoro non perché non mi piace stare a casa a fare le pulizie, mi piace anche da una parte, ma comunque non voglio sempre stare a casa. Vorrei fare qualcosa che però mi piace, un lavoro che mi piace, ma sarà molto difficile trovare un lavoro che mi piace. Quindi devo accontentarmi ed è una cosa che non so fare. Vabbè, devo imparare. Il tuo primo pensiero la mattina. Quante cose devo fare oggi? Oh, che giorno, che bella giornata, c'è il sole fuori, queste cose qua, di solito. Se no, uff, non ho voglia di alzarmi. L'ultimo pensiero prima di andare a letto. Domani quante cose ho da fare? Chissà cosa succederà domani. Io penso già. Oggi penso già magari a dopodomani. Domani penserò già a lunedì prossimo, quindi non penso mai al giorno dopo, penso a 2 o 3 giorni dopo. Vabbè. Poi, la prima cosa che guardi in una persona del sesso opposto, il comportamento, assolutamente gli occhi e le mani anche. La qualità che cerchi in una persona del sesso opposto. Secondo me le qualità che ho io, ne ho poche, però mi piacerebbe un ragazzo, un uomo, comunque anche mio marito che fosse abbastanza simile a me. Quindi una qualità che cerco, la simpatia, l'educazione e la sincerità, più che tutto, e anche la fedeltà. Sai cantare? No, sono stonata come una campana, però canticchio qualche canzone che mi piace, anche se sono stonata, nessuno mi sente, quindi canto quando nessuno mi sente praticamente. Però sono stonata, non fatemi cantare. Scusate se vado veloce, ma ci sono troppe domande. Non voglio annoiarvi. Poi, credi in te stesso? A volte sì, a volte no.
Pensi di essere attraente in questo video? No, per niente. In generale, quando sono truccata bene, vestita bene, con dei vestiti che mi piacciono, nel weekend soprattutto, a volte sì. Carina, non attraente però. Vai d'accordo con i tuoi genitori abbastanza? Suoni uno strumento, suonavo, il pianoforte, la tastiera, il flauto a scuola e basta. Vorrei suonare ancora il pianoforte, mi piace tanto. Poi, a che età il primo bacio? Qui volete sapere troppo, ragazzi, 17. Poi, a che età la prima volta? Non è ancora successo e non voglio che succeda. Forse sono pazza, ma non è ancora successo e sono contenta che non sia successo. Nome preferito? Gaia? Giada? Ashley? Poi, ce ne ho tanti di nomi preferiti. Marianna? Poi basta, non me ne vengono in mente altri. Poi ho perso le domande. Nome che odi? Non ce l'abbiate a male, ma io Elisabetta come nome lo odio. Elisa anche non mi piace, ragazze, non è un fatto personale, scusatemi, però sono nomi che non mi piacciono. Gianfranco non mi piace. Mirko non mi piace come ragazzi. Sabrina non mi piace come nome, eccetera. Poi, non sono nomi che odio, sono nomi che non mi piacciono. E non dico voi ragazze che mi seguite, ok? Non mi offendete. Poi, meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare a rimpiangere? Tentare ma pentirsi. In certi casi no, dipende. Credi nel destino, sì, credi in Dio, sì. Sangue freddo o caldo, io ce l'ho freddo, il sangue sicuro perché sono freddolosa. Inverno, estate, inverno. Non mi piace il freddo, ma non mi piace neanche il caldo torrenziale, il caldo troppo forte, quindi con il freddo ci si può coprire, con il caldo, quando sia troppo caldo, cosa si deve fare? Quindi mi piace l'inverno per la neve, per il Natale, eccetera, eccetera. Sta per arrivare l'inverno e vai. Poi, mare e montagna, tutti e due mi piacciono tantissimo, il mare a giugno, luglio per le vacanze, per stare fino a tardi in giro, e la montagna è un posto stupendo per fare passeggiate, adoro la neve, sciare, eccetera, eccetera. Poi, sai chiedere scusa? Sì, non sempre, ma quando so di aver sbagliato comportamento chiedo scusa. Sei permalosa? Sì, abbastanza. Dipende, ma sì, di solito sì, purtroppo. Cosa cambieresti di te? Molte cose, sia nell'aspetto fisico sia nell'aspetto caratteriale. Devo dirle? Se le devo dire, la permalosità e anche il fatto di voler sempre aver ragione, o comunque molto spesso, il fatto di essere troppo sensibile, di non credere molte volte in me stessa, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, hai mai rubato? Purtroppo sì, una volta, ma quando ero minorenne, a 9 anni, con una mia ex amica, Alessia, ciao. Poi, ami il rischio? No. Sai stare sola? Sì. Non mi piace la solitudine, ma so stare da sola. Stanno finendo le domande, così non mi annoio più. Sei felice? Adesso sì, abbastanza, a parte il freddo. Vuoi avere figli? Sì, ma non adesso, non a 22 anni, magari a 25-26, non prima. Matrimonio, convivenza, tutti e due. Io sono sposata e prima di sposarmi convivevo, quindi adoro sia il matrimonio che la convivenza. Tutti e due direi sì. Prima convivenza, poi matrimonio. Essere o apparire? Essere. Assolutamente, l'apparenza non mi piace. Io dico sempre agli altri, siate sempre se stessi, voi stessi, cioè, e non basatevi sull'apparenza delle persone. Perché magari sono bellissime esteriormente, ma esteticamente, cioè esteticamente sono bellissime, ma dentro sono vuote, sia ragazze che ragazzi, e viceversa, se sono troppo belle dentro, poi fuori sono di niente, cioè sono magari brutte fuori, ma dentro sono piene di cose belle, e fuori magari sono bellissime, ma dentro sono vuote. Quindi, no apparenza. Spero di avervi fatto capire il mio pensiero. La bella o la bestia? La bestia. Non mi piace il ruolo, diciamo, che ha fatto la bestia nel cartone La Bella e la Bestia, appunto. Però mi piace da una parte perché, come dicevo prima, non è uno bello fuori, ma poi è dolce dentro quando sta appunto con Belle. Vedete, guardate il cartone e poi mi dite come la pensate voi. Sai abbassare la testa? Sì, quindi chiedo scusa, so abbassare la testa quando devo, quando c'è qualcuno che sa più di me, sto zitta, che è meglio. Poi, cosa non faresti mai? Free climbing.
quello volare a 3000 metri o buttarmi giù con il paracadute, quelle cose lì non le farei mai assolutamente, e non ucciderei mai nessuno, quello anche. Poi l'emozione che più ti tocca, la nascita di un bambino, il matrimonio anche mi fa commuovere, e poi vabbè anche la morte, i lutti, eccetera, quindi le mancanze, io ne ho avute tante. E sì, quelle sono tre emozioni che mi toccano tantissimo, soprattutto la prima e l'ultima. Ti sei rotto le palle di rispondere a queste domande? No, mi piace rispondere ai tag, spero di non annoiarvi. Ultima domanda, anzi no, l'ultima era ti sei rotto le scatole di rispondere alle domande, io faccio un'altra domanda che mi sono persa come ultima. Tre desideri, desideri al genio della lampada. Allora, salute per le persone a cui voglio bene. Poi, vorrei che nel mondo ci fosse più... meno guerra, più pace, più amore, più serenità, più gentilezza, più educazione, anche per le persone che si conoscono e anche e soprattutto per le persone che non sono magari come noi, che sono di altre culture e quindi vorrei che non ci fossero le guerre praticamente. Quindi tre desideri, no guerre, no brutte cose, no pedofilia e altre cose che guardiamo in televisione. E vorrei la salute delle persone che conosco io e anche quelle che non conosco, quelle che mi stanno vicino nella mia vita, nelle mie giornate, e anche quelle che non conosco vorrei comunque che stessero bene. E basta, quindi salute, no guerre, no pedofilie, no cose brutte e mi piacerebbe che tutti fossero più gentili ed educati verso quelli che si conoscono e anche verso quelli che non si conoscono di altre persone di altre culture e anche persone comunque che hanno la nostra stessa cultura praticamente. Ok, ho parlato troppo. Questo è il video tag 100 domande. Spero vi piaccia. Commentate, iscrivetevi e a presto. Ciao! Come la pensate voi? Avete fatto questo tag? Rispondete, commentate. A presto!